Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite. Oggi è 4 gennaio 2016. Buon anno ovviamente a tutti voi che ci seguite. Buon anno a Libre TV, buon anno a Blanca Apricegno, la nostra amica Indio, resistente per la libertà, animatrice del gruppo di resistenza democratica non violenta Airesven. Ovviamente parliamo di Venezuela. Parliamo di Venezuela perché? Perché abbiamo degli aggiornamenti. Ci sono state le elezioni dell'Assemblea, se non vado errato, sì, e vabbè, la notizia era prima della fine dell'anno che il chavismo in qualche modo è diciamo, tramontato, poi Blanca ci dirà in che misura. Ci sono state un po' di difficoltà per la presidenza, per eleggere il presidente dell'Assemblea, però pare che ci siano riusciti con Henry Ramos al lupo. E vediamo un pochino Blanca che cosa ci dice, diciamo quali sono gli aggiornamenti da questo paese stupendo e come spesso diciamo ormai da tempo vessato e drammaticamente martoriato da molta violenza interna, da instabilità, da miseria anche. La parola Blanca. Bene, grazie Gianni e grazie a Donato che è dietro con la regia. Allora, Airesven, che è il sostegno internazionale alla resistenza venezuelana, e il suo organo Radio Libertà di Venezuela, le organizzazioni che lo conformano in diverse parti del mondo e la sua giunta direttiva, porgono i propri ringraziamenti e auguri a Liberi TV, ai suoi teleascoltatori e a tutti coloro che potranno seguire questa intervista. I nostri migliori desideri per un anno 2016 in cui importanti obiettivi del progetto di vita di ciascuno di voi, noi, possano essere realizzati e diano frutto. E vogliamo appunto parlare di ciò che sono le elezioni parlamentari nel Venezuela, e ho appena saputo che prima che Ramos Ayub potesse entrare e gli hanno insomma distrutto la macchina, questa è proprio notizia recentissima, e quindi comunque se è stato eletto, è benvenuta questa elezione. Nel senso che lui è un vecchio lupo di mare della politica e il segretario generale a livello nazionale del partito Azione Democratica, che nel 1934 diede il golpe d'Stato al generale Medina dal suo fondatore Romulo Betancourt, il quale aprì la strada degli ultimi 40 anni, che oggi possiamo dire di partitocrazia. Diciamo perché tutti questi anni di tanto martoriati ci hanno fatto studiare molto di più i concetti della politica e le sue verità che ci permettano arrivare nuovamente a libertà e di un partito Azione Democratica con di matrice socialista. Come abbiamo detto molte volte, per Liberi TV sono i partiti nel Venezuela. Sicuramente lui aveva un contendente che voleva assolutamente e a tutta forza essere eletto, che è il fondatore e segretario generale di Primero Justicia, Julio Borges, che oltre ad essere stato una di quelle persone che furono picchiate in un certo momento, aggredite violentemente, picchiate fortemente nell'Assemblea nazionale da parte degli ufficialisti, pure la persona che denunciò, e l'abbiamo detto in uno dei programmi a Liberi TV, i militari che 2 anni fa si erano i costituzionalisti volevano assolutamente esercitare il mandato costituzionale che hanno le forze armate di far rispettare la Costituzione, e quindi di questi militari alle loro famiglie inviamo da qui un saluto. Non sappiamo se sono vivi o morti né dove sono. Quindi diciamo che non sono gioielli e tantomeno di democrazia, ma sicuramente era l'alternativa che massicciamente il 75%
0,25% del corpo elettorale è andato a votare ed ha scelto l'unico partito consolidato in quella coalizione consolidata, MUD. Quindi i voti non sono loro, il voto è contro la terribile situazione che viviamo e che chiude il periodo dell'insepoltista. Con più di 250.000 morti a cifra ufficiale, per cui sappiamo che le cifre vere saranno molto più terribili. Allora Blanca, aspetta che dobbiamo dire che l'insepolto, lo diciamo ogni volta. Allora l'insepolto è Chavez e l'illegittimo era a questo punto Maduro. Continua ad esserlo. Maduro continua ad essere illegittimo. Perché sennò poi non ci capisco. Ovviamente l'insepoltismo sarebbe il chavismo. Esattamente. Okay. Veramente, lo sai, questi giorni l'illegittimo ha dichiarato che per 100 anni era inviolabile, immutabile, il sito lì della montagna dove colui che non ha un documento di defunzione è sepolto. E quindi si sono sollevati sospetti, tra cui ovviamente io da tanti anni che dico veramente se lo sono mangiati gli squali a Cuba, quindi non c'è traccia. Ed ecco perché insepolto. Bene, io oltre a questi, diciamo a questi saluti, volevo un po' spiegare come sono le elezioni, Gianni, e se così non è il meglio tu mi interrompi e passiamo ad altri argomenti, perché ecco, diciamo, la MUD ha promesso il paradiso e però veramente hanno già iniziato a dare un po' di dimostrazione che il paradiso può essere il limbo, perché sicuramente loro, almeno noi abbiamo il sospetto, perché ancora non si è riusciti a trovare la documentazione, che veramente il partito PSV ha raggiunto un massimo insomma tra 22 e 30 se sono stati i deputati loro eletti, e quindi la frode elettorale c'è stata nei centri unici dove li potevano fare, tra cui per esempio la zona dello stato Amazonas, che è una zona indigena, anche con indigeni, e quindi in questo momento li stanno questionando. Io volevo dire che queste elezioni sono parlamentarie e si elegge mediante votazione unica, diretta, personalizzata e segreta con rappresentazione proporzionale. E si applica un sistema elettorale parallelo, si chiama così, perché simultaneamente si partecipa in due elezioni che concorrono, una per gli incarichi nominali e gli altri per lista, no? Per rappresentazione proporzionale. Quindi queste liste rappresentano ovviamente per ogni entità federale, per ogni Stato, coloro che sono lì elencati in modo fisso e immutabile. Ogni elettore ha la possibilità di emettere fino a 4 voti. Perché 4? Perché uno da 1 a 3, e cioè per i nominali e la lista della preferenza, ed il voto extra per gli elettori delle circoscrizioni dove si elegge la rappresentazione indigena. E questa volta sono 3 e loro. Per chiarire un po' il mutamento che ha avuto l'Assemblea nazionale, che fino
meglio fino ad oggi, comunque loro finiscono oggi, il 4 cessano le attività legittimamente dell'assemblea che è stata sostituita, erano 165 membri, adesso sono saranno 167. Comunque nella prima, in questa assemblea uscente, 100 deputati erano del grande polo patriottico che era l'alleanza del Partito Comunista con la coalizione del Partito Socialista Unitario del Venezuela e un altro gruppo più piccolo che si chiama Alleanza per il Cambiamento. Delle opposizioni erano 63 e 2 erano rappresentanti di altre organizzazioni che non ci sono più in queste elezioni perché i risultati sono 112 deputati per la mesa della Unidad MUD, cioè il tavolo dell'unità, e che rappresenta i partiti, la parte di tutti i partiti venezuelani che ho detto in diverse volte, sono moltissime associazioni, lì è un gruppo, il gruppo più forte è ovviamente liderizzato dai partitocratici e 112 MUD, 55 i deputati del PSV, 3 di questi deputati di questa 167 sono rappresentanti delle popolazioni indigene. Allora, quali sono le loro prerogative? Allora, se chi ha fino a 84 scagni, si dice scagni, posti. No, scagni non lo so che vuol dire. Ah, ok, 84 posti, questa è... Ah, ciò i seggi, forse, i seggi. Seggi. Ecco, 84 seggi, questa è la maggioranza semplice. Cosa può fare la maggioranza semplice? Approva i preventivi o i crediti addizionali, può avviare interpellazioni o aprire delle inchieste su funzionari pubblici, può introdurre degli emendamenti alla Costituzione e fra le altre cose, con 84 seggi, si può approvare la legge di amnistia. Ecco, questa è una cosa molto importante per Aires Verdes, che è da anni che si batte per la libertà di tutti, libertà e giustizia per tutti i prigionieri politici del Venezuela e non solo i tre della MUD. Poi, con 101 deputati, tu sei in una situazione che si chiama la maggioranza qualificata dei tre quinti. E questa maggioranza permette di sancire leggi abilitanti che danno poteri speciali per governare. Difatti ieri l'assemblea ha chiuso con non so quante migliaia di autorizzare illegittimo di legislare con quello che da noi si chiama lei abilitante, cioè abilitano uno a che sia lui e tutto ciò che gli passa per la mente può essere trasformato in legge. In più, questa maggioranza qualificata può anche mettere un voto di censura contro il vicepresidente e i ministri. Invece i 112, proprio la cifra esatta su cui la MUD si è fermata, perché sicuramente ne ha una maggioranza molto maggiore a questa, è quella maggioranza qualificata di 2/3. Con questa maggioranza, ed ecco i conflitti dove nascono, si può permettere questa maggioranza promulgare o modificare le leggi organiche, convocare un'assemblea costituente, sottoporre a referenda i trattati e i convegni internazionali e nominare o rimuovere i membri degli altri poteri pubblici previa autorizzazione del massimo tribunale. Ti dicevo che la partecipazione fu del 75,25% del corpo elettorale,
che è di 19.496.365 venezuelani. Noi avevamo espresso quali erano le nostre posizioni prima del 6 di dicembre e, insomma, continuiamo a mantenere questa posizione di allerta. Ovviamente, anche nel Venezuela in questo momento, qualche ora fa, è finita una riunione di membri della giunta direttiva di Airesven con personalità di altre personalità sempre dei movimenti della resistenza, che sono moltissimi, e quindi diciamo con molta prudenza, consideriamo che la situazione è estremamente delicata e pericolosa. Noi non crediamo veramente che questi signori della MUD possano portare avanti il mandato che il popolo venezuelano ha dato, perché far credere all'umanità che i loro partiti hanno vinto, Gianni, è veramente una di quelle famose bugie del marketing elettorale costruite ad hoc. E guarda una cosa che è importante, il PSV, almeno per noi, nel nostro analisi, il PSV, che è il partito del regime dittatoriale, del regime militare civico, loro hanno preso 55 seggi. Ma nessuna delle organizzazioni presenti nella MUD raggiunge quella cifra. Il massimo è Primero Justicia con 33. Quindi tu capisci che come iniziano, e per questo ho voluto spiegare cosa vuol dire questa maggioranza di 2/3 che esiste, è che il mandato e la richiesta del popolo venezuelano veramente è fuera Maduro. Fuori Maduro, cioè è finire, cosa che sta nelle mani dell'Assemblea nazionale, potrebbe essere, e anche esiste la nostra Costituzione, e domani bisognerà capire se questa gente riesce veramente a installarsi, perché non sappiamo con cosa si troveranno. Perché, per esempio, l'ex presidente, io dico il nome per una sola volta e poi dico come lo chiamo, Deodato Cabello, e lo chiamo Deopelo Cabuya, questo signore qua ha ordinato lo smantellamento della TV che trasmette tutti gli incontri dell'Assemblea Nazionale, che si chiama ANTV, Assemblea Nazionale TV. Per cui poco fa pure mi è arrivato l'informazione che hanno dato l'ordine di distruggere tutta l'apparecchiatura, perciò domani, non lo so, sarà dei telefonini che si inventeranno per trasmettere le cose. Ora, ti ricordi che una volta avevamo detto che giustamente il fondatore di Azione Democratica, Romulo Betancur, aveva detto che il popolo venezuelano era come un cuoio secco, che se tu lo pestavi da una parte si alzava dall'altra, eccetera, per dire che è un popolo difficile da comprendere e che a volte prende delle decisioni che diventano universali entro il nostro mondo in totale silenzio, come che se nessuno ha detto e tutti sono invece d'accordo, e questo è successo in queste elezioni. Perché purtroppo non sono riuscita a trovare nel SNE esattamente la quantità di voti che hanno preso gli uni e gli altri milioni. Però ricordati che noi abbiamo una diaspora di 1.800.000 persone, quindi molto probabilmente
col cuore eravamo il 100% in questa situazione e quindi boh, ti dirò qualche aspetto della cronaca di questa situazione. Sì, no, poi, se posso volevo anche chiederti alcune cose. Allora, tu hai fatto questa iniziale introduzione con informandoci dell'importanza delle due diverse maggioranze, i tre quinti, i due terzi, le diverse prerogative che, a cui diciamo si ha diritto con le varie maggioranze. Ci sono proprio sugli esiti elettorali anche delle contestazioni. Delle contestazioni che riguardano in gran parte l'opposizione che adesso, diciamo, ha preso la maggioranza, ma anche un po' diciamo la parte chavista, insomma, maduriana, insomma, il partito di governo. In ogni caso, questa è la prima cosa che ti volevo chiedere. Poi volevo chiederti anche qualche informazione su Maduro e sul partito. Mi sembra che ci sia anche lì un certo fermento, perché comunque la sconfitta l'hanno ammessa e cercano in qualche modo di recuperare. In questi casi i famosi colpi di coda sono pericolosi. Esattamente, ed è per questo che Aires Ben si mantiene prudente, vigile, allerta e con molta, diciamo, il cuore caldo e la testa molto fredda per vedere, per seguire i successi. Sì. Di loro ti dirò che sono stati pure in grado di instaurare un parlamento parallelo della famosa Comunas, che doveva insediarsi oggi nella sede stessa del Parlamento, perché loro hanno ceduto a questo Parlamento il Palazzo del Congresso. Quindi, così come volevano cedere, poi non sono riusciti a vendere la ANTV, no? L'Assemblea Nazionale TV, ai lavoratori, e così, diciamo, hanno fatto una serie di cose molto illegittime, non ultima esattamente, poi adesso ti racconto bene come sono queste impugnazioni, però per esempio il 17 dicembre è per noi una data storica, celebra la morte del libertador Simón Bolívar, 17 dicembre 1830 in Santa Marta, Colombia. Bene, quel giorno lì questo signore illegittimo ha detto che impugneranno 1 milione non so quanti voti, perché diciamo c'è la frode elettorale. Questo veramente sono queste modalità di parlare per proiezione junghiana, anche non so se loro conoscono queste teorie. Comunque la cosa è che come fanno, dopo aver persino offerto agli Stati Uniti il sistema elettorale venezuelano talmente è perfetto, come è che improvvisamente ci sono 1 milione di voti fraudolenti da una parte? In secondo luogo, i 112 deputati hanno passato una selezione, sono stati approvati dal Consiglio Nazionale Elettorale e dalla Sala Elettorale del Tribunale Supremo di Giustizia, quindi com'è che improvvisamente questa gente ha questa circostanza. Ora, adesso veramente la situazione su queste impugnazioni è la seguente. Prima hanno imputato 4 deputati, certamente perché per loro che sono in inciuccio con la MUD e tradendosi fra di loro, non hanno la garanzia né di poter comperare
i deputati come l'hanno fatto fino a poco fa, insomma, con l'ultimo caso del giovane Riccardo Sanchez, eletto per appunto la MUD e poi passato all'ufficialismo, ma certamente hanno bisogno di poter spostare quella maggioranza dei 2/3. Per cui prima hanno imputato quattro deputati e questo il 28 di dicembre hanno presentato dei ricorsi, insomma, contro queste elezioni. Dopodiché si sono accanniti soprattutto contro le persone elette nell'estato Amazonas, che è la zona dove il nostro Orinoco, a cui confluiremo, il nostro Orinoco della Libertà, lì c'è il delta, lì muore, entra nell'Atlantico, ed in questa zona ovviamente allora c'è il quarto voto per il rappresentante indigena. E quindi dei quattro che loro stanno impugnando, uno è loro, quindi loro rimarrebbero con 54 deputati. Comunque, non, diciamo, secondo gli avvocati che stanno in questo momento parlando di queste cose, non è legittimo, non è costituzionale, non esiste da nessuna parte che possano fare tutte le cose che stanno facendo. Ma ricordati, Gianni, che noi abbiamo parlato del famoso Plan Patria e che avevamo detto che per loro quel Plan Patria che è l'instaurazione definitiva di un governo comunista nel Venezuela è al di sopra di ogni altra e costituzioni e leggi e quant'altro che possa essere stato emanato in modo ufficiale. Comunque, e questo è un pensiero di Airesven, un ragionamento di Airesven, Maduro è illegittimo sin dall'inizio, lui non ha mai potuto presentare il documento di nascita che dimostri che lui è venezuelano, perché veramente l'ambasciatore che oggi sta presentando in questi momenti e nel Panama e sta presentando una accusazione terribile contro l'utilizzo delle banche del Panama per il lavaggio di denaro della famiglia Maduro Flores. Abbiamo parlato la volta scorsa che c'è un figlio adottivo, un nipote che sono in un processo giudiziario molto complesso nella città di New York. Pochi giorni fa a Houston hanno preso Roberto Rincón, che tu pensa com'è la putrefazione del Venezuela quando una sola persona può avere in proprietà, cioè su 1.000 milioni di dollari solo in tangenti e in queste, diciamo, questo abuso dell'erario nazionale dove loro hanno lasciato, la gente muore, muore perché non ha da mangiare, muore perché si alimenta male e ci sono le malattie, non ci sono le medicine. Quanta, lo abbiamo sempre detto, quanta disabilità ci lascia questa gente, eppure lui ha in tasca 1.000 milioni di dollari. Quindi questi ricorsi sono stati introdotti appunto in data 28, la sospensione della sala elettorale per una sentenza che è la numero 260, con questa la sala elettorale pretende in tutti
dire che questi quattro deputati inizino l'esercizio delle loro funzioni il 5 gennaio, quindi domani per noi. E se questo potesse essere così, 163 deputati ci sarebbero, anziché 167, ma adesso credo che ci sono altri 3, quindi arrivano a 7, quindi 160, e nel caso di questi 4 che procedessi ancora, allora la muta avrebbe solo 109 deputati e il PSV però 54, e come abbiamo detto prima continua ad avere una maggioranza. Allora, diciamo, di fronte alla domanda se la sala elettorale può sospendere i risultati di queste elezioni nello Stato, appena, diciamo, c'è questo avvocato Rodriguez, Hernández, perdono, che dice che non è possibile. Quindi la sala elettorale non può togliere, perché li ha già proclamati, non può disfare questa situazione. Okay. La domanda se la MUD ha perso la maggioranza qualificata dei due terzi, allora se ci sono tutti dentro ovviamente non l'ha persa. Quindi è così, insomma. Blanca, volevo, sì. Stiamo arrivando alla fine. Sì. Rompo un attimo, per poi appunto magari di andare alle conclusioni. Volevo dirti che volevo intanto dire a chi ci ascolta che questo che di cui noi parliamo si inserisce nell'ambito di un paese che ha una struttura federale, federalista, insomma. Alcune di queste regioni sono delle regioni federali di cui si sta parlando. Sì. Quindi hanno un'autonomia, insomma, anche dal punto di vista politico. Guarda, è che si chiama così, la dependencia federale erano una volta le isole, perché il Venezuela a un certo punto veramente nasce come uno Stato federale, ha avuto anche il nome Repubblica Federale di Venezuela, cioè poi nel 1870 poi ci sono stati le guerre civili del federalismo, eccetera. Oggi come oggi c'è stata una decentralizzazione dello Stato, perché insomma anche in mezzo a tutti i processi partitocratici che per noi, diciamo, nel suo momento vivevamo in una democrazia imperfetta ma comunque c'era, e ci sono stati presidenti che si sono proprio dati l'impegno e si è creato un organismo per l'analisi e la decentralizzazione dello Stato nuovamente, no? E questo si è raggiunto nel 1981, ci sono state le prime prove, da lì sono nate le elezioni di governatori, sindaci, eccetera. Quindi questi stati che si chiamano così federal, questa condizione è il Distretto Federale di Caracas, perché hanno condizioni particolari di abitanti. La nostra proposta di, ovviamente avevamo parlato noi del generale Baduel, che forse è stato lui dietro all'apparizione del ministro della difesa Padrino, e quindi diciamo ha detto che per 48 ore non si potevano fare manifestazioni, quindi i paramilitari si sono dovuti bloccare perché c'era lui, cioè c'era l'esercito, è uscito con tutto lo Stato Maggiore per dire queste cose. La nostra proposta, e abbiamo parlato di questo generale tempo fa come una possibilità di colpo di Stato, quando abbiamo fatto la quarta ipotesi, che era quella di Aires Ven l'anno scorso o due anni fa. Dopodiché la nostra proposta verso un processo di transizione ad uno Stato di diritto è noi il nostro federalismo che vogliamo fare e di cui abbiamo i progetti scritti e discussi, è un federalismo decentralizzato.
organizzato, lo chiamiamo così. Ecco, quindi l'evoluzione da un federalismo come è una federazione, infatti le regioni si chiamano estados, los estados. Ok. Quindi, va bene, Franca, io ormai siamo arrivati veramente oltre la nostra canonica mezz'ora. È chiaro che qui la situazione è in evoluzione e meriterà ovviamente un aggiornamento. Quando riterrai, noi siamo qua a disposizione. Lascio a te ovviamente la parola per chiudere con qualche battuta, qualche minuto. Va bene, io ti ringrazio. Quando vuoi tu, perché qui avevo delle cronache da farti di come si sono svolte le elezioni, delle opinioni delle persone nel Facebook per capire che il popolo venezuelano ha maturato politicamente, e io vi saluto con le parole dell'Evangelista Luca, capitolo 8, versetto 17, perché non c'è cosa nascosta che non dovrà essere manifestata, né occulta che non sarà capita e che non verrà alla luce. Quindi noi nel nostro caminos de libertad con la verità, perché solo la verità ci farà liberi. Grazie. Perfetto, grazie ancora Franca. Ricordiamo che tu animi e sei, diciamo, conduce anche la trasmissione che si chiama Cammino de Libertà, non so come l'ho pronunciata, sì, su Cammino la radio, se... diciamolo. La radio si chiama Radio Libertà de Venezuela.net, quindi lì potete trovare. Meglio di così, si può trovare quindi su internet. Va sì. Bene, allora grazie ancora a Franca. Buon anno a Franca e a tutto il Venezuela e a tutti i venezuelani, soprattutto sperando che siano condizioni migliori di quelle che abbiamo passato e di cui abbiamo reso cronaca nelle trasmissioni lo scorso anno. Ringrazio Donato Polpicella, do anche a lui gli auguri di buon anno per la regia consueta. Questa trasmissione sarà disponibile nell'arco più o meno di 24 ore. Grazie ancora, continuate a seguirci su liberi.tv. Grazie ancora. Ciao. Grazie e Dio vi benedica.